Bentornati e ben ritrovati anche oggi, 9 gennaio, ricordiamo San Marcellino da Ancona. Ascoltiamo. Marcellino è il primo nome storicamente certo nella serie dei vescovi anconitani. Di lui parla San Gregorio Magno nei suoi dialoghi, attribuendogli l'episcopato di Ancona, senza precisare tuttavia il tempo in cui occupò questa sede. La tradizione locale pone il suo governo pastorale nella seconda metà del secolo V. San Gregorio tiene in grande considerazione la figura del vescovo Marcellino, di cui afferma «Vir vite venerabili Marcellinus fuit», e di cui loda la santità, illustrata da opere miracolose. Tra queste si narra il suo intervento in soccorso della città di Ancona, che minacciava di essere distrutta da un grave incendio. Mentre la moltitudine invano cercava di estinguere il fuoco che aveva già divorato parte dell'abitato, il santo vescovo, nonostante una brutta malattia, si fa portare dai suoi familiari nel luogo ove le fiamme sono più violente. E queste, al suo avvicinarsi, si ritirano improvvisamente e si spengono. Marcellino, vescovo di Ancona del VI secolo, è stato un uomo molto molto amato, un punto di riferimento per la città tutta, soprattutto per il grande amore che lui seppe dimostrare verso il suo popolo, ed è stato il protagonista di un prodigio veramente grandioso. C'era un incendio molto 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 forte, addirittura in quel periodo ad Ancona, che stava distruggendo tutto e facendo molti molti danni, e non si riusciva a fermare in nessuna maniera. E noi abbiamo il racconto fatto dall'abate Antonio Leoni, che proprio ci dice di come San Marcellino abbia riuscito a fermare questo incendio. Io ve ne propongo un estratto. Dice: una gran parte di Ancona era già rimasta preda del fuoco e, sempre più infuriando, disperati i cittadini ricorsero al santo pastore, cui genuflessi implorarono l'aiuto in tanto fragrante. Mossosi a compassione, Marcellino, che a quel tempo era molto molto malato, rivolse gli occhi al cielo e ne implorò il celeste soccorso. E siccome era oppresso dalla malattia, si fece portare in una sedia all'incontro col formidabile incendio. Ecco, faccia a faccia con il mostro. Quivi alzò le sue voci al cielo, implorando pietà ed esibendo se stesso in sacrificio per la salute del difetto suo gregge. Fattosi indiporre dove il fuoco era più veemente, e quindi mandati via i suoi, rimase con un libro in mano, solo un libro, tutta la fede in Dio, leggendo i Vangeli. E che cosa accadde? Che era così vicino a questo incendio che un globo di fiamme slanciatosi nel libro ne fiarò qualche parte, ossia queste fiamme entrarono nel libro, ma Marcellino subito chiuse questo libro e le fiamme rimasero quasi come catturate al suo interno. Ecco, questo libro è ancora conservato lì tra le reliquie in cattedrale, e quindi l'incendio fu catturato e assorbito nel libro dei Vangeli e la città fu salva. È bello ricordare questo episodio, ma soprattutto è bello ricordare quando un pastore, benché malato e stanco, risponde alla richiesta di aiuto di un popolo disperato che lo ha come punto di riferimento. E la preghiera e soprattutto il libro dei Vangeli, che riesce ad assorbire il male. Bello. Cerchiamo anche noi quindi di porci con il Vangelo davanti agli incendi nella nostra vita, e non abbiamo paura ad avvicinarci al fuoco, ma la parola di Dio è un fuoco ancora più potente e il Vangelo è in grado di spegnere tutti gli incendi più pericolosi. E ci rivolgiamo quindi all'intercessione di questo nostro vescovo e nostro pastore, proprio perché riusciamo anche noi, con la forza del Vangelo, a spegnere gli incendi della nostra vita. San Marcellino prega per noi.